È stato presentato il cartellone estivo delle manifestazioni organizzato dal Comune di Montesilvano con ben 200 eventi, tutti gratuiti e spalmati sull'intero territorio. Gli appuntamenti partono il 23 giugno con la festa di San Giovanni dal Borgo al Mare, per concludersi il 24 settembre con la passeggiata da Villa Carmine al Colle della Vecchia. Le date previste nel ricco programma sono state presentate dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore al turismo ed eventi Deborah Comardi, dall'assessore allo sport Alessandro Pompei e dal presidente della commissione turismo Adriano Tocco. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche i presidenti delle associazioni e delle Pro Loco di Montesilvano, il direttore di Porto Allegro Enrico Di Tiglio, l'assessore Deborah Comardi ci anticipa solo alcune delle iniziative previste in questa lunga estate. Assolutamente sì, è una politica che abbiamo intrapreso proprio dall'insediamento, quindi dall'inizio del nostro mandato, quella di rendere fruibile a tutti gli eventi, di rendere fruibile a tutti gli eventi estivi, di allargare la partecipazione, quindi tutti gli eventi, sia i big, sia gli eventi che saranno poi dislocati su tutto il territorio di Montesilvano, saranno fruibili gratuitamente. Tra l'altro sono eventi eterogenei che coinvolgono tutte le età e tutta la città sarà interessata. Sì, confermiamo anche quest'anno la chiusura della riviera, quindi avremo la riviera pedonalizzata tutte le sere a partire dal 29 di giugno e tutti questi eventi saranno dislocati non solo sulla riviera, ma ci saranno numerosi altri punti. Ad esempio quest'anno valorizzeremo ancor più il colle, sul quale sarà presente una bellissima manifestazione di teatro dialettale nelle due settimane intermedie di luglio, nei fine settimana, proprio per favorire la fruizione appunto anche del nostro bellissimo, bellissimo borgo. È possibile citare tutti gli appuntamenti, però almeno quelli più, non dico importanti, più particolari? Allora, avremo tantissimi big quest'anno, per esempio, allora, su tutti, per Ferragosto, lo dico subito perché è uno dei nomi di punta, avremo Alex Britti al Teatro del Mare e avremo Samuel Day Subsonica nell'area del Java Beach Party. Ma non solo, saranno dislocati su tutto luglio e tutto agosto, perché avremo gli Audio 2, avremo le cantautrici il 9 di luglio, avremo il 25 di luglio le Vibrazioni, avremo il 4 di agosto Ivana Spagna, però sul tratto del Java Beach, l'11 di agosto i Tiro Mancino, avremo il 13 Nesli e Critical, dopodiché avremo il 29 di luglio avremo Aiello per i più giovani insieme appunto a alla scelta di Nesli e Critical, avremo Anna Tatangelo, tanti tanti appuntamenti di big nazionali ma non solo. Tornerà infatti quest'anno il Mercatino dei Bambini tutti i sabati, tornerà il Festival Letterario nella seconda settimana di luglio, un appuntamento che sta crescendo sempre più e che richiama autori di fama nazionale che insomma presenzieranno e impreziosiranno la nostra estate in Montesilvano. Tornerà la corrida, anche questo un format che sta crescendo negli anni e avremo quest'anno Nozzolino di Avanti un altro e anche la Buona Sorte come special guest. Ci saranno tanti appuntamenti poi sempre sul Pontilevi all'Europa, grande spazio alle serate danzanti lunedì e martedì al Parco Le Vele, più serate dislocate sempre tra Parco Le Vele e Via l'Europa, sempre danzanti, perché è giusto anche accontentare chi vuole ballare, non solo chi vuole ascoltare musica, quindi tanti tanti appuntamenti. Non mancheranno poi i festival? Non mancheranno, appunto questo è il festival, per esempio uno è il Festival Letterario, ci sarà il premio di Martin il 5 di agosto al Colle, una grande e importante evento che proprio caratterizza Montesilvano da tantissimi anni e su cui noi puntiamo e a cui noi siamo enormemente legati. Una novità di quest'anno sarà un format che abbiamo deciso di implementare che è il Summer Family. Il Summer Family è un contenitore dedicato alle famiglie e ai bambini che quest'anno verrà dislocato sul piazzale del Porto Allegro grazie a una collaborazione proprio intrapresa con il Porto Allegro stesso. Numerosissime sono le pagine perché adesso elencare tutti gli eventi sarebbe impossibile, ne sono più di 200, quindi sarebbe veramente arduo. Però invito tutti poi a prendere visione la brochure cartacea, ci sarà anche ovviamente la versione online distribuita su tutti i social per poter passare con noi una bellissima estate. Un modo per attrarre anche i turisti?
Sì, considerate che la formula del dilungamento, insomma, del posizionamento degli eventi tutte le sere e in più punti è una formula che si è rivelata vincente, è una formula che anche gli stessi alberghi e bed and breakfast sponsorizzano e un po' rivendono a quella che è la clientela e a quello che è il turismo di Montesilvano. Dunque si prospetta un'estate scoppiettante. Si prospetta un'estate scoppiettante, i nostri pronostici che saranno che avremo tutto esaurito come l'anno scorso e si prospetta un'estate che raccoglierà non solo turisti da fuori ma che Montesilvano possa diventare proprio la regina dell'estate raccogliendo tutto il bacino, tutto l'interland del territorio. Ce n'è per tutti i gusti, non ho menzionato prima appunto perché il calendario è estremamente ricco, però qui ci saranno numerose sorprese. Alan Sorrenti il 20 di agosto, quindi per le fasce un po' più agge, ci saranno appunto eventi per i giovani, ci sarà un evento di reggaeton sulla spiaggia, di danza sulla spiaggia per i ragazzi il 3 di agosto, ci saranno eventi appunto per le famiglie con il Summer Family, eventi per un po' per tutti, a chi piace per esempio il pop potrà ascoltare Anna Tatangelo, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. E c'è questa collaborazione tra associazioni e commercianti. Sì, c'è una bellissima sinergia che si è venuta a creare negli anni e che stiamo costruendo sempre più, perché le associazioni, cito per esempio Amare Montesilvano oppure le Proloco di Viale Abruzzo, in Viale Abruzzo avremo due eventi molto molto belli tra l'altro che troverete sul calendario, oppure le Proloco del Colle, ci forniscono tanti spunti, tante idee e tanta connessione, cioè noi facciamo un lavoro proprio congiunto per riuscire a portare su Montesilvano delle idee belle, delle idee colorate, delle idee che possono piacere veramente a tutti. Soddisfatto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Abbiamo puntato dall'inizio del mandato a rendere la nostra città sempre più attrattiva da un punto di vista turistico e ovviamente questo vuol dire che l'obiettivo era proprio renderla, insomma, farla entrare nel cuore non soltanto dei cittadini ma anche e soprattutto da coloro che la frequentano da turisti e devo dire che in tanti hanno iniziato ad amarla come non mai. Noi abbiamo ovviamente puntato su alcuni elementi che potessero contraddistinguerla e potessero appunto incrementare questa attrattività turistica che è dettata dal territorio, dalle bellezze del territorio e gli eventi rappresentano qualcosa di davvero importante. Ci abbiamo puntato, abbiamo investito anche qualche risorsa in più e siamo certi insomma che come negli anni scorsi la nostra isola pedonale ma il nostro territorio tutto sia diventato un punto di riferimento appunto molto amato e un luogo dove divertirsi, dove passare delle ore spensierate, dove poter vivere anche cultura, sport e buona musica, quindi siamo felicissimi e ci auguriamo appunto di ripetere se non di superare le presenze dello scorso anno che voglio ricordarlo sono state 550.000. E c'è un'app però. Sì, oltre appunto alla distribuzione tradizionale che peraltro dallo scorso anno è anche molto più distribuita sul territorio regionale grazie all'uscita del quotidiano Il Centro con la nostra brochure, quest'anno c'è una bella novità che abbiamo pensato che è quella della nostra app che oltre a servire per tanti aspetti quotidiani darà la possibilità a chi insomma cittadino o anche turista di sapere quotidianamente quali sono gli eventi in programma e non soltanto quotidianamente perché nei giorni precedenti verrà comunque mandato il programma settimanale per poi riprenderlo quotidianamente, quindi ci sarà una diffusione molto più capillare, molto più smart diciamo così e siamo felici insomma anche di questo perché riteniamo essere stata un'ottima intuizione che darà i suoi frutti. Non può mancare di certo lo sport, l'assessore Pompei. Sì, diciamo che comunque questa amministrazione sta investendo tanto negli eventi sportivi, più in generale nel turismo sportivo. È chiaro che la logica è quella di destagionalizzare l'offerta turistica, per cui diciamo che il cartellone degli eventi estivi, che è ricchissimo e comprende eventi di caratura nazionale e internazionale, abbiamo appena concluso un weekend importantissimo con i campionati italiani giovani di triathlon, è in corso il 35esimo meeting società con la Federazione Italiana Ciclistica e tra tutte e due parliamo di un indotto di circa
15.000 presenze, però diciamo che la parte più corposa è già tra gennaio e giugno si è già svolta. Avremo ancora in programma la Montesilvano Futsal Cup la prossima settimana con squadre provenienti da tutto il mondo, e ci sarà una tappa importantissima dei campionati italiani di beach volley, una delle tre tappe gold dell'intero cartellone della federazione, con assegnazione anche della Coppa Italia, con la tappa under 18 e la tappa under 20, un campionato di street basket a fine luglio, poi agosto diciamo che con lo sport lasciamo un attimino scendere l'attenzione e ci dedicheremo un po' più agli eventi giovanili, ci saranno tanti concerti per i più giovani, insomma gli appuntamenti sono tantissimi, però diciamo che la logica sullo sport con cui fino ad oggi abbiamo registrato quasi 60.000 presenze solo di eventi sportivi è quella di allargare l'offerta, quindi gli eventi sportivi principalmente si concentrano tra gennaio e giugno e l'inizio di luglio e poi da settembre in poi. Tante aspettative anche tra gli albergatori, Adriano Tocco, tra l'altro delegato al Paladin Martin. È vero che la partenza è stata un po' a rilento, è vero che il clima freddo non ha spinto il cliente, il turista a scegliere la vacanza o farsi un weekend, ma grazie al fatto che Montesilvano ha questa vocazione di poter accogliere eventi di grossa importanza, abbiamo superato questo gap negativo di inizio stagione. Siamo ottimisti per quanto riguarda il discorso, perché le prenotazioni stanno arrivando, parlando con i vari operatori, vedo che c'è un'attenzione particolare verso la vacanza, continua ad essere la vacanza in Abruzzo, quindi a scegliere come meta la destinazione Abruzzo e Montesilvano. Stanno crescendo le presenze di stranieri? Stiamo crescendo soprattutto l'interesse, noi notiamo attraverso i nostri motori di ricerca, attraverso le richieste che arrivano, perché siamo in grado anche di segmentare un po' il target che chiede l'informazione sulle strutture ricettive, di capire che c'è un'attenzione particolare verso la nostra regione, addirittura c'è un'attenzione particolare anche per esempio dall'America, anche c'è un'attenzione, però l'indice di conferme, diciamo, le conferme stesse sono ancora un po' basse, rappresentiamo che l'85% delle presenze a Montesilvano, ma che è in linea con quelle regionali, sono presenze italiane. Le regioni più presenti a Montesilvano sono, come in Abruzzo, sono il primo posto il Lazio, il secondo posto la Lombardia, terzo posto la Campania, quarto posto lo stesso Abruzzo su Abruzzo. Tanti sono gli eventi che ospiteremo a Montesilvano anche diciamo da settembre in poi, grazie a una struttura che comunque è importante, che è il Paladin Martin, che proprio in questi giorni è oggetto di riqualificazione attenta, con un programma, sta andando veramente secondo un programma ben dettagliato, che ci darà una struttura ancora più performante, grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione, che stiamo portando avanti una riqualificazione totale della struttura. Cominceremo a settembre con il Pescara Comics, che è un evento ormai importante per la nostra zona, e l'evento clou, diciamo, che vi anticipo che ci sarà a Montesilvano, sarà un evento che ci darà visibilità in tutto il mondo, perché Montesilvano, grazie a un impegno ormai negli anni in un tema che sono gli scacchi, che ormai rappresenta un evento distintivo di Montesilvano, ospiteremo i mondiali di scacchi under 16 under 18. Inoltre il mare sarà davvero alla portata di tutti, come dice il consigliere Manganiello, delegato alla disabilità. Sì, anche quest'anno finalmente siamo all'apertura delle spiagge accessibili, come l'anno scorso offriamo tutti i servizi idonei. E in più anche quest'anno abbiamo un mare per tutti, nel senso che hanno aderito 7 stabilimenti balneari della zona di Montesilvano, dando a disposizione una settimana un ombrellone dove si faranno tutti i servizi dello stabilimento. E poi ci saranno delle spiagge dedicate? Sì, le spiagge dedicate noi abbiamo come l'anno scorso due, una in via Tante e una in via Bocca di Valle, dove là ci saranno come l'anno scorso allestite 10 gazebo e 4, e in più dove l'azienda speciale ci ha messo a disposizione 30 percettori di reddito di cittadinanza che si alterneranno per le due spiagge.